Ciao a tutti, vi parlo ancora del mondo delle tenebre, vi parlo di propaganda. Per propaganda spesso si intende la diffusione di falsità. Beh, questa è certamente una parte della propaganda, ma non è tutta. Sicuramente ci sono tanti mezzi di informazione che spesso o anche occasionalmente trasmettono falsità, però non concentriamoci su questi, guardiamo invece i mezzi di informazione che riteniamo i migliori. Beh, vedrete che anche su questi, se guardiamo con attenzione, riusciremo a scorgere tracce di propaganda. Propaganda significa, beh, non è la definizione, ma vi dico quello che intendo io. La propaganda non si fa tanto con le menzogne, perché le menzogne sono spesso facilmente verificabili, quindi se un giornale o un sito internet mette in giro menzogne che sono facilmente verificabili, beh, la sua reputazione va a pezzi. Normalmente quello che si fa è che fanno i grandi mezzi di informazione è omettere notizie, essere selettivi su quello che viene trasmesso e quello che non viene trasmesso, e poi anche sì, dare più o meno credibilità a delle fonti, che sono di parte. Per esempio, se io sento per strada due persone che dicono che, non so, cosa possono dire, che Berlusconi è un ladro e ha dato una tangente a Tizio, e dopo lo scrivo sul giornale, così, senza verificare, scrivo che ho sentito per strada la fermata dell'autobus che due persone dicevano che Berlusconi ha dato una tangente a Tizio. Io sto dando una notizia che è fattualmente vera, nel senso che io magari queste due persone le ho veramente sentite, o magari chissà, qualcuno le ha pagate per dire questo e io non lo so, quindi io posso anche essere un giornalista totalmente onesto, io riporto questa notizia perché a me fa comodo, perché non mi piace Berlusconi, eccetera, però non sto certo facendo un servizio di buona informazione. Adesso io ho fatto un esempio assurdo, però mettiamo che ci siano per esempio degli studenti in un'università, un gruppo di ricercatori fa una certa ricerca, magari che è commissionata da qualcuno, da un'impresa, e che dimostra, non so, che l'energia nucleare, che le centrali nucleari non producono nessun danno per l'ambiente, dico un esempio a caso, senza andare a vedere se è vero o falso, voi già lo sapete. Ma io sono un giornalista e prendo questo studio e dico degli esperti hanno verificato che le centrali nucleari non producono nessun rischio per la salute e per l'ambiente. Beh, io dico il vero. Però magari la notizia, se io non faccio nessun'altra verifica, non mi consulto con altri esperti, io sto dando una notizia che è incompleta, che è di parte, sto camminando veramente nel pantano. Scusate, continuo dopo aver superato il punto difficile. Dicevo, allora, propaganda può essere omissione o selezione accurata delle fonti, oppure anche l'insistere su un certo argomento, dedicare molti articoli a un argomento che magari, sì, per chi scrive è interessante, ma confrontato ad altri, non giustifica la prominenza che gli viene data. Faccio un esempio qui con la stampa italiana. Pensate al caso del Movimento 5 Stelle a Quarto, quello che è successo al comune di Quarto.
Non mi ricordo neanche che caso era, ma c'era, mi pare, la sindaca non era nemmeno indagata, però c'era, sì, c'era comunque qualche questione giudiziaria nei membri, mi pare, della giunta, non ricordo. Vabbè, comunque questo è un fatto amministrativo che succede, insomma, in tantissimi comuni, pensiamo anche ai comuni sciolti per mafia, cui magari viene dedicata una paginetta nel giornale, e questo qua, insomma, questa storia invece è andata avanti per giorni e giorni su tutti i giornali, tutte le televisioni, in apertura dei TG nazionali, un comune così piccolo. Ecco, questa è sicuramente propaganda, sì, negativa per il 5 Stelle. Vabbè, questo si sa, ecco, quello che magari è più difficile da immaginare è che questa propaganda spesso è molto uniforme tra i vari giornali e televisioni. Perché magari si potrebbe pensare, ok, questo giornale fa propaganda in questo verso, però dopo c'è quest'altro giornale che fa propaganda nell'altro verso, e quindi se uno li legge tutti e due, più o meno ha un'informazione bilanciata. Beh, per quanto riguarda certi argomenti, per esempio la Russia, ma anche il Movimento 5 Stelle in Italia, non è proprio così. Perché, come lo scienziato americano Noam Chomsky ha spiegato molto bene nel suo libro La fabbrica del consenso, ma anche in parecchie interviste che ha dato, le notizie vengono. Cioè, la selezione delle notizie viene fatta un po' copiando quello che sono i mezzi di informazione più grossi. Per esempio, in ambito internazionale si guarda cosa scrive la BBC, Reuters, Euronews in Europa o la CNN, e dopo si traduce, o comunque si. No, non si traduce, però si riportano le stesse notizie. Adesso interrompo che attraverso la strada. Scusate, riprendo, vedete grandi palazzi dietro di me. Dicevo, sono le grandi agenzie che dettano quali sono le cose di cui parlare. Non che questo venga fatto esplicitamente, non c'è nessuno che dà l'ordine, però nel momento in cui tu sei un giornale e vedi che la BBC, la CNN, Euronews, Reuters e tutti mettono alcune notizie in prima pagina, è evidente che tu sei condizionato. E ti senti in dovere di parlare delle stesse cose, o perlomeno di menzionare le stesse notizie. Questo è assolutamente normale. E con questo però si uniforma l'informazione, nel senso che se nessuno parla di un certo evento, probabilmente non ne parla neanche il tuo giornale. Torno all'esempio italiano. Se noi consideriamo anche il Fatto Quotidiano, che da molti, insomma, è considerato l'organo di informazione più vicino ai 5 Stelle. Non sono d'accordo con questa definizione, ma senz'altro, diciamo, è quello più aperto, che meno li critica per partito preso. Quando li critica, in genere c'è un motivo valido. Eppure il Fatto Quotidiano ha dedicato la sua prima pagina del sito per molti giorni a questo caso del comune di Quarto, benché sia un quotidiano abbastanza vicino, e questo è secondo me dovuto a quello che dicevo prima, nel senso che nel momento in cui tu vedi che tutti gli altri giornali nazionali parlano di questo fatto, beh, ti senti obbligato a fare lo stesso, altrimenti pensa anche ai tuoi lettori cosa penseranno se io non parlo di questa cosa quando tutti gli altri lo fanno. Mentre magari bastava dedicarci un articolo in prima pagina, dopo dire noi non ce ne occupiamo più. Vabbè, io adesso vi saluto, alla prossima.